L'estate è iniziata da pochi giorni e fra prospettive e prime bilanci si delineano buone aspettative per la stagione turistica abruzzese. Annunciati numeri in crescita per quanto riguarda le prenotazioni e i flussi turistici in arrivo. Gli operatori sono motivati, mi dicono che abbiamo prenotazioni e interesse per l'Abruzzo in crescita rispetto allo scorso anno. È evidente che il polso della situazione ce l'hanno più gli operatori che noi delle istituzioni. Devo dire che noi abbiamo fatto tutto quello che serviva per lo dico ormai da qualche anno per rendere l'Abruzzo il segreto meglio custodito al mondo, cerchiamo di svelare questo segreto. Devo dire che sempre più persone apprezzano l'Abruzzo, sempre più persone si rendono conto che c'è una regione al centro dell'Italia che ha tutto quello che serve per far felice un turista. Puntare su un turismo annuale è invece l'appello del presidente di Federalberghi, con il potenziamento di servizi e strategie di assistenza ai turisti in tutti i comuni. Il nostro è un territorio apprezzabilissimo, molto apprezzato, insomma, tra l'altro abbiamo dei feedback non indifferenti. Dovremmo potenziare un po' di più i servizi, i comuni probabilmente dovrebbero essere un po' più in linea con le programmazioni territoriali in collaborazione reale con gli operatori del territorio piuttosto che presentare diciamo, programmi di manifestazioni o di altre iniziative senza studiarne un pacchetto turistico ed enogastronomico all'atere. Resta critico invece il parere del parlamentare Luciano D'Alfonso sui dati relativi al numero dei transiti dei passeggeri all'aeroporto d'Abruzzo. A maggio si è infatti registrato un calo del 10,6% rispetto al 2023. Risultati, per D'Alfonso, dovuti alla cancellazione di importanti voli come per Linate e Varsavia, assieme a tagli di altri collegamenti europei.